Buongiorno ragazzi, io sono Mr. Hobby e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vedremo l'unboxing di questo regolatore elettronico Ezoan dell'Hobby Wing. Il Max 8 150A indicato per Traghi e Monster Truck. È provvisto già della sua program card nella conversione che adesso andremo a unboxare. E bando alle chiacchiere, apriamo subito questa conversione. Questo esce già provvisto di program card ed è water resistant, quindi potete usarlo anche mentre piove tranquillamente, passare sulle pozzanghere eccetera eccetera. Il tasto di accensione è retroilluminato quando si accende, esteticamente sta fatto molto bene, sono stati usati ottimi materiali e è un prodotto alquanto affidabile. Fanno anche la versione per le 8S e le Max 6 che successivamente unboxeremo sempre sul mio canale. Questo è il Max 8, quindi è indicato per scale 1 a 8, eccolo qui ragazzi, per buggy, traghi, on road, monster truck. Spettacolare. Allora, prima di vedere lui, vediamo cosa ci danno in dotazione nella confezione, che c'è parecchia roba ragazzi. Ecco qua, abbiamo una pendola di ricambio, abbiamo un supporto, spostiamo un secondo, vediamo per benino cosa ci hanno dato nella confezione. Abbiamo, ecco qua ragazzi, abbiamo una pendola di ricambio ottima, abbiamo dei condensatori, sicuramente sono per scaricare le tensioni rimanenti oppure dopo lo appureremo insieme sempre sul canale. Abbiamo una basetta di supporto per fissare l'ESC con delle viti direttamente sul nostro automodello. Abbiamo una prolunga, non è una prolunga, è praticamente un adattatore, sicuramente sarà per l'ESC. Abbiamo un biadesivo, abbiamo le viti per il fissaggio. Ok, tanta roba ragazzi in questo ESC dell'Hobby Wing, che naturalmente troverete il link qui sotto in descrizione per l'acquisto al miglior prezzo disponibile. Mettiamo a posto i vari componenti e vediamo cosa c'è ancora nello scatolo, nella sua confezione. Ok ragazzi, nella confezione troveremo anche dei cavi per alimentare il motore direttamente dall'ESC verso il motore, i quali verranno saldati su quei motori che non portano i cavi di serie, quelli che portano solo le linguette dove saldare i cavi. Grande Hobby Wing, spettacolare, molto utili per quel tipo di motori là. Eccoli qua. Dopo abbiamo la manualistica, abbiamo degli adesivi, degli stickers e per ultimo abbiamo la program card, che dopo vedremo come si programma. Sembra fatta di ottimo materiale, qui ci sono i vari display, due display, e mediante questo accessorio con la spinetta in dotazione potremmo fare le giuste regolazioni, il giusto setup al nostro ESC. Ok, riponiamo il tutto all'interno della confezione e andiamo a vedere il nostro regolatore elettronico della Hobby Wing 150A 3-6S. Andiamo a sconfezionare. I materiali sono superbi, sta fatto proprio bene ragazzi. Questa versione qui è provvista già di cavi saldati, eccolo qua, e le sue spine sono Ideons,
alla quale vanno attaccate le batterie, quindi in serie due 2S per fare una 4S o due 3S per fare una 6S. Ora andiamo a sfilare il suo interruttore. Ok ragazzi, bellissimo interruttore che ricordo è retro illuminato, si può programmare anche mediante il suo pulsante. Questo è il cavo dell'acceleratore, sono cavi abbastanza spessi, doppi, e l'ESC si regola mediante la sua program card, collegandola direttamente a questa spina che attualmente serve per alimentare la sua ventola, che ricordo è presente anche a ricambio. Però togliendo questa spina e inserendo l'adattatore maschio-maschio potete praticamente programmare l'ESC mediante la program card, che dopo vedremo in un tutorial successivo. Quindi non mi resta che invitarvi a iscrivervi a questo canale se siete interessati a questo prodotto e a vedere come è il suo funzionamento. Qui abbiamo il manuale in italiano. Ragazzi, questo ESC è provvisto di manuale in italiano, quindi ne consiglio vivamente il suo acquisto. Ok ragazzi, l'unboxing termina qui, non mi resta che salutarvi e invitarvi a vedere il prossimo video, e per fare questo dovete iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e spuntare sulla campanellina. Ciao a tutti da Mr. Robby, ESC Hobby Wing 150 A. Ciao ragazzi! Ok super guys, abbiamo installato il nuovo ESC del Hobby Wing 150 A Max 8 da 3 a 6S di alimentazione, eccolo qua ragazzuoli, eccolo qua l'Hobby Wingone. Naturalmente mi mancava il termorestringente, ho messo un po' di scotch americano che fa bene il suo lavoro. E eccolo qua l'ESC nuovo di zecca, anche il motore nuovo. Comunque questa è la Vorza, che può andare fino a 6S con un combo da 2002. Quindi ora abbiamo l'ESC nuovo, ora accendiamo l'ESC. Adesso stiamo andando a 5S. E siamo pronti per vederlo in azione. Ok ragazzi, seguitemi in zona lancio. Ok ragazzi, siamo in pista, per adesso sull'asfalto. Proviamo l'ESC all'inizio senza stressarlo. E vi preannuncio che seguirà un altro video sul setup di questo ESC qua. Quindi un piccolo tutorial per farvi vedere come si programma questo ESC dell'Hobby Wing, il Max 8. Vediamo prima alla minima velocità come si comporta. Devo dire che c'ha già un setup di suo, perché la coppia è morbida, è morbida la coppia, stiamo andando a 5S,
combo è perfettamente funzionante. Dopo vedremo nello specifico qualche setup da fare insieme per migliorare le prestazioni di questo automodello. Ok ragazzi, non mi resta che invitarvi, se non l'avete fatto, iscrivervi al canale e mi raccomando spuntate sulla campanellina. E ciao a tutti da Mr. Hobby.